Salve Lamezia, oggi vi voglio leggere i ditti Vonuditti. È la storia della bellezza che abbiamo in Calabria, della conoscenza di quello che è stato il passato e come ci siamo curati. A tusse l'amore non si può ammucciare. Sta parola vostipata, a gatta lisciata, a rizzello pelo ingrignata. Io mi ricordo che quando è tempo di vendemare, ziana e nipoti, ti vuole aiutare, ma quando è tempo di putare, né ziani e né nipoti si hanno trovare. Sì, cantare a casa senza amore si campa con dolore. Pensa, a meglio medicina è l'acqua della mattina. E ricordatevi che più crescono l'anni e più crescono pure i malanni. E non ti scordare che da amici e di parenti non accattare niente. Guardate che a chi ne sparte si pia sempre a meglio parte. E in su, niente are, paura, un navire. Pensa e ripensa prima, guarda chi ti dice e poi pensa chi ne tu dici. E magari alla mossa che è scontenta, ma chi ne ti conta, orse, ammenta. Te l'avevo detto, amico del buono tempo, cangia come un vento, un essere tordone. Capotosta, con capotosta, si riempono l'ossa. Sti patella, un rispetto vi ho sempre dato, che chi non porta, se l'ha chiamato. Un tende a radonare, un segreto, quando usa l'udente, usano tutta la gente. Chi si guardava, si salvava. Con un padre e con un padrone, sempre torto, hai capito, e non ragione. Tutti tende, che il cavallo che ha stemato ce lo gelo pelo, arrezzica te. Chi ne è bisognoso e non poco puro presentoso. Guardate, se vuoi una buona maritata senza donna e senza canata. Vuoi mangiare? Sto detto un tuo scordare. Chi vuoi anda, chi ne no, comanda. Vuoi ci sbalancate con l'abito, un fa monaco e la chierica un fa prievete. No, stipa che serve e da state stipa sierpora che di vierno angilli parino. Rapera la bocca dopo che ha pensato che se no può venire una castina, una gisina, quando uissa parla sempre prima. Un cicare che ha carne sopra l'osso, bella pare. Te l'avevo detto, cavalli e carrozza, buona gioventù e mala vecchiezza. Bene non mangiapirlo, amaro che la casa comprasse il cappiello. Scordate dei male cose, che acqua passata non ti immagina a muleno. Lo puzzo, un silenzio con l'acquazzino. Chi n'ha patuto, chi sta deciuto, se ti vuoi imbrigare, riprende i vizi e impresta denari. Non poco, chi ti vuoi guardare, agli omicidi, non ci gira a pescare. A così contavo Ciccio Ginestra, amaro è chi ne muore, e no chi ne resta. Atti sempre atti tua, puro caparre con lo meglio amici. A meglia parola è sempre chi la consedece. E se scuorno disse madre badessa, cangiano i sonatori, ma la musica è sempre la stessa. Studia, studia, che chi tiene il libro, tiene il labbra. Chi ne ci ha capitato l'ha contato, chi ti va bene ciò di mamma o ti trade o ti inganna, e chi ti va bene ti faccia angere. Chi ti va male,
te arredere. Si vuoi fare tanto cammino, ci vuoi cervello meno, e chi poco tene, caro tene. Ci vuoi serietà, chi ne viene tardo, male alloggia, tutti tende, a bene scordate, a male pensaci. Stipa caserve, higgi, immini sgravate, ante casce ci vuono panne stipate. Prova, ravi che lite, quando capita, può vedete. Tenetilli lontano, tribunali e sanità, amaro chi ci va, un consiglio che non si paga né buono, patire per imparare. Taccagno, tirchio, paga caro e vede che ti si è temparo. Guardate, che quando il diavolo ti accarezza con l'anima, amaro che nessuno, che senza sante non si va in paradiso. Menti senso, che si può ieri capadirto, va lo pendeno. Antichi sapieno, terra quanto vede e casa quanto stai, se no mare, più teni, più boh. Pensa, che chi non sa camminare, un distrutto di scarpe. Parole passate, sì. L'uovo cacato vale più di un ducato. Sì, e ricordate che si può mangiare carne con gusto prima a voglia e dopo a rosto. Quando è troppo, è troppo. Un suvircio rompe la pignata e lo cuvircio. Educazione sopra la tavola e lo tavolino. Canosce civile, cittadino. E la confidenza è padrona della mala creanza, stipatella, sì. Quando un malo tempo viene da marina, pia pignata e bacugina. Quando un male tempo è da montagna, pia zappa e va in campagna. E fatti desiderare, che hacci poco veduta è meglio goduta. Questo programma è offerto da Kinesio, studio di fisioterapia, osteopatia, centro di riabilitazione, tecarterapia. Via Santa Maria Maggiore 14, Lamezia Terme. L'ottica di Enza Augello. Arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole, brand ricercati e made in Italy. L'ottica, Corso Nomistrano 50, telefono 0968 35 57 34. La faccio... Come se non quello che faccio lo pago meno. È un serovena, capito? La cravatta. Cioè la cravatta che ti ho regalato io, Alberto. Sì. Sì. Tu, allora, la cravatta, quando te la togli la sera, la devi sfilare dal nodo. No, devo serovenare. E non serovenare. Tu però, lo col nodo e serovina. Però io che cosa faccio? Io sono furbo. Aia. Io che faccio? L'allungo. Come? O la cosa più stretta, l'allungo, la faccio proprio. Ma diventa da così. Quanto? A capo non ci va. Ah, non e quando deve... Sta. Il nodo della cravatta sta sempre liscia, hai capito? Okay. Ecco, e non si rovina. Se no ogni volta hai un nodo, in Grecia. Bello. Poi i pantaloni, tutto scarpe, tutto. Camicia. Sei tutto abbinato. Abbinato. Veramente mia figlia, ma ce l'hanno quanto i blu e jeans, che ci va sta macchina. Cioè, tu sei, ce l'hai. Ma poi il nuovo saluto lo dovranno avere, si sa com'è. No, non lo sapevo. Non la mano. Così. Con la gamba, Con la gamba, solo. Basta con la mano. Com'è? Buongiorno Alberto. Buongiorno. Quello me la così, com'è? Buongiorno Alberto. Oh, mi la faccio c'è. Ah, già fatta io questa gamba. Pum! E spiccia. All'ultimo salto, il crotone vola con il scimmio. Buongiorno. Scimmio. 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 Già che se ne è. Scimmio. Cosenza spento il cittadella fa festa, arrivederci. Povero Italia. Sporta a porte chiuse, poi per 30 giorni. Sporto a porte chiuse per 30 giorni. Chiudetelo tutto questo cagnetto. Accetelo un'altra volta. Un'altra volta ad agosto. Annullato, vieni. E merito tutto delle cose, meno male. Meno male. Cavalli, cavalli, terra d'amore. In mezzo di due ci si trova. Pizzeria Origano.
con un impasto di 72 ore di lievitazione, accompagnato da prodotti di qualità di provenienza locale, pizza in teglia, rotonde e rosticceria anche da asporto. E inoltre potrete gustare ottimi antipasti. La pizzeria Origano organizza anche le vostre feste, buffet, battesimi e tanto altro. Vi aspettiamo in via Giacomo Leopardi numero 35 a Cartolo, Ferrolet Antico. Origano, tradizione e qualità. 180 euro, 6 mesi. Ma che stai facendo la pubblicità, scusa? No, scancella. E lui è uno dei nostri sponsor storici. Sì, lo so che lo salutiamo, a Vincenzo e tutto lo staff che c'ha. Che sono bravi, vabbè che l'hai adevato quel giorno che tenis. L'hai adevato. Ci devo essere uno che si è arrivato. Tutti, tutti. Un ragazzo che tenis, l'hai adevato. Va bene. Che tempo brutto. Vediamo qua. Disgrazia. Allora, ma scusate. Ma qual è il bicchiere mio? Perché? Calma, mi stai per attento, Tony. Non lo so se che... Che ho voluto dire, te ne devi stare attento. Che ne biscamo un po'. Noi avanti così ci dobbiamo salutare con la gamba. Buongiorno. Vabbè, cos'è qua? Quando ti vedo. Buongiorno Tonino. No. Ti dico io come devi fare. Vieni qua, mettiti qua. Allora. Ciao Be. Ciao, bellissimo. Poi mi fate i miei piedi. Guardate qua, è inutile. Se fate i miei piedi pure quelli, no? È inutile dire che stanno cambiando ogni giorno le norme comportamentali per questo dannato coronavirus. Speriamo di uscirne presto. Speriamo. Perché c'è un paese in ginocchio, letteralmente. Poi mi dovranno spiegare al governo come facciamo a stare a un metro e mezzo, due metri, tutti quanti, come fanno nelle poste, negli uffici, nei tram, nei pullman, nei treni, negli aerei, come nei aerei. Come mai? Agiamo quando giochiamo a padrone, quando eravamo guaglioni, agiamo. Nenti. Che mi ha? Una pressione, no, ma c'è un bagno di ciglia ma dare qua. Padrone, niente, signora. Signore, no, padrone, niente, signora. Niente, la stessa cosa, giusto. Hanno messo in mezzo, come facevo? Ma come facevo? A neare una cosa lunga qua, 300 chilometri. No, per esempio, almeno siamo a 50 centimetri. A 50 centimetri, ringrazio a Dio ancora, non abbiamo il virus. Conora, perché il conore è pericoloso. Il conore del virus, ed è più pericoloso. Balcano del chiamato Coned virus. Coned virus. Coned virus. Che cazzo uccide lui con quei cani? Abbiamo una querela da Coned, no. Corona virus. Perché hanno chiamato Corona virus? Che tiene la corona, sto virus. Luigi Durre, no? Luigi Durre. Ma tu pensa un po', c'è una birra che va per la maggiore tra i giovani, no? Che è appunto la corona. La corona. Tu pensa che per il solo fatto, a livello psicologico, che c'è su coronavirus, che questa azienda praticamente ha perduto già un 70-75% della clientela. Quindi siamo arrivati. No, ma io mi sono accorto che mo' alle barre, caro Tonino, non lo vuole più la tazza o caffè, sì, però, o vuole la plastica. Non so se... sei al corrente, quando parli tu sputi. Sì, ecco. Allora, dato che le goccioline sono pericolose, così come hanno detto al governo, il ministro della Sanità, cortesemente, quando parli. Facciamo una cosa. Buongiorno. Io ho la mascherina. Domani me la metto.
Sì. C'ho la mescarina, domani no. Ma scusa, non devo portare tu. È uno andaio, uno è mugger, ma quando siamo tirati. Vediamo se mi metto una maschera. Ma siamo tirati quando pozzava, diciamo, il forno. Non è che siamo tirati. Quando il forno non c'è, tutto il quindi domani Albino verrà qua con la mascherina. Mi metto la mascherina. Proprio perché lui ha questa abitudine di sputare in faccia. Io ho l'abitudine perché non ho i denti di sotto, ho la dentiera. Un po' sono allora con dato una conciata a colore quindi io praticamente non è che me l'ho sbagliato però io non volevo infierire però io non volevo infierire sì. Io non sapevo questo discorso non è che c'è della gente che ti ha in giro Che mi interessa perché c'è io perché io violenza vabbè però e tutti l'abbiamo c'ho 70 anni ma ecco perché ti dico io che quando parla guarderà la telecamera sì, guarderà perché si sputa la telecamera a me è sputata va bene va benissimo, allora che mi stavi dicendo? Domani. No, mascherina domani, signor Tonino. No, sì, no, sì, va, non ti fare con le mani. Per l'amor di Dio, la mano niente. Se no comincio, allora. Prima riscaldo. Probabilmente pure la rassegna stampa dobbiamo sospendere, noi lo sappiamo. Questo, per ragioni proprio. Non ci possiamo avvicinare. E noi dobbiamo fare allargare la telecamera. Io, tu ti metti qua. Io mi metto qua. E Giovanni si mette là. E ci vuole tre giornali. Una per te, una per me e una per Giovanni. Sì, facciamo una cosa, ma c'è un grand'angolo ci vuole. No, si può allargare quanto vuole. La telecamera si allarga quanto vuole. Vi chiedo scusa, signor De Grazia, potrebbe chiudere la porta un attimo? Grazie. Cammina una Giaranzana, dato che siamo chiusi da che salutiamo a signor Mario Cantafio, il fratello del nostro amico Totonno. Ude, comuscio, tutto a nomuscio, e noi ricreiamo. Ma un po' tramuscio vi capisciete, no? Avete avuto tutti e due la stessa disgrazia, solo che lui si è salvato in estremis. Camminava a piccurie, tu camminava, mi ricordo. Ciao Antò, ti vogliamo bene. A proposito, saluto a Totonno Vasta, che mi ha detto, mi saluti ad Albino così e colà. Ecco, caro Totonno, come vedi? Grazie, dottore, grazie. L'ho detto. Che tutti quanti ne ermano ma tutti uno se voto uno sa avere io della moglie ma è una cosa incredibile sa tutto va benissimo guarda là però t'hai detto allora davvero ma mi abituare che quando parliamo c'è da telecamera no t'hai detto mi parli al singolare ne mi abituare no te abituare abbiamo il vizio che non la guardiamo la telecamera non ti preoccupare che la guardo io. E allora mi devo abituare da oggi in poi che devo parlare soltanto davanti alla telecamera. Oh. Non mi devo spostare né a destra e né a sinistra. Dritto, se no mi mettono un bello cullare o un mi giro. Metti tu il cullare di cane, non ce l'ha che tu il cane. E tu cane devo girare. Che tu cullare un cane che. Vabbè. Allora, intanto Tonino, buongiorno, la Mezia. Oggi ne abbiamo quattro. Quattro. Marzo. E se non mi sbaglio, poi 4 marzo ci ricorda Lucio, il grande Lucio. 4 marzo. Lucio Dalla, qualcuno di voi potrebbe dire hanno che ne devo. Però che volete? E vabbè. 4 marzo ti ricordo, era canzone. Anche è stata una bellissima canzone che lo stesso ci ha presentato. Ciao Mario, arrivederci. Allora, passiamo a questo benedetto angolo della cultura. Stamattina è un po' lungarigno, però cerco di leggere a modo buono, va. Momento, diciamo, buongiorno, a cosa mia. Buongiorno. Allora vado, Tonino, Penso del giorno, un po' di silenzio, per favore, che se no mi disturbate. Assorbate, come dite? Mi disturba. Vedete qua. È di una volgarità ora. Mi disturbate, io dico. Masturbate. Ma dico.
fate silenzio, se no lo masturba. Ma è possibile? Io come ero questa televisione, questa rassegna stampa, non ti posso più. Davvero? Disturbate, io dico. Come vedi? Allora a scancellare. Scancellare, io puoi scancellare tutto. Va e vado, va, vado. Allora, la modestia. Bravissimo. La modestia, la domestia. La domestica. Allora, la domestica. La modestia. Ah, la modestia. La modestia. E per il merito, che vuol dire? La modestia. E per il merito quello che sono le ombre, per le figure. Di un quadro. Di un quadro. Punto e virgola. Gli dà forza e rilievo. Che vuol dire, donna? Si legge sta, la modestia. Come l'hai detto tu, non vuol dire un cazzo. Non vuol dire, lo dico che ne trovo. Se tu ti hai detto. Ma comunque niente, ma gli devi dare la giusta pausa. La modestia. Allora, là? La modestia è per il merito. No, vedi, già il tono. La modestia è per il merito. Quello che sono le ombre per le figure di un quadro. Però, punto e virgola. No, ci sono due punti. Stavo due punti stavolta. Gli dà forza e rilievo. E rilievo. E perché ti incoglie? Forza è... E lui dice Jean della Bruyère. Sì, della Bruyère. Chi è Nai? Bruyère. Jean della Bruyère. Ah, Jean della Bruyère. Della Bruyère. Va bene. Per l'anima del... Buongiorno, signore. Stamattina... No, deve stare calmo. Sì, salutiamo la signora Giovanna. La signora Giovanna l'abbiamo salutata. Una barone la signora Giovanna. Una barona. Una baronessa. Una baronessa, una baronessa. Eh? Ma che devate? Mi trova davvero, Tony. Ma ci vuole bene come... Meglio dei figli. Io non ci credo. Capisci, Giovanni, capisci di cose? Capisci di cose. Allora, che volevi dire? No, Tony, vorrei dare i numeri di sopra. No, no, attenzione. Già i numeri dati di quando abbiamo cominciato a rassegna stampa statandina. Una cosa, dato che tu sei bravo a parlare, ieri ci siamo dimenticati che dietro di noi abbiamo un bel quadro. Non abbiamo parlato. Non ci siamo dimenticati. Io ci siamo, diciamo. Lo sto spingendo sui social. Mi raccomando. Però, visto che me l'ha ricordato, ha notato come. Sì, chi bordere, ogni cazzato, no? Aspetta. Dato che gliel'ho ricordato. Allora, dato che me l'ha ricordato Albino, ebbene sottolineare una cosa. Noi ci teniamo molto a questo discorso qua. Qua abbiamo un quadro alle nostre spalle che raffigura la parte storica, emblematica, di Santiago, quello che raffigura meglio la città di Nicastro, più che di Lamezia. E abbiamo parlato di un quadro che vogliamo mettere all'asta, abbiamo messo all'asta, e la somma che... ricaviamo, speriamo di ricavare, sarà devoluta in beneficenza al reparto oncologico dell'ospedale di Lamezia Terme. Quindi è una cosa estremamente seria. È una cosa seria, sì. Le telefonate, per la verità, stanno scarseggiando, se mi essere seri. No. Noi vogliamo, ma anche le banche, noi ci rivolgiamo ad imprenditori, non solo alla persona singola, all'individuo, ma anche agli imprenditori, alle banche, allo stesso comune, poi ne parliamo anche col sindaco quando verrà qua, per un contributo. Non è che possiamo presentarci all'ospedale con un assegno di 32,50 euro, sennò veramente li abbiamo a scaffi soli. Quindi questo quadro, che io vorrei che venisse inquadrato meglio, vedete qua. Ovviamente è un dipinto fatto a mano, è molto bello, di dimensioni piuttosto notevoli, quindi fatevi avanti, no? E pure perché è fatto pure sulla rete. Sulla? Sulla rete, una di carte. È fatto sulla? Sulla rete. Ah, è fatto sulla rete.
Fluidi certe cose. Sulla rete non è carta questa, Torino. Non è carta. Abbiamo capito, ma che vuol dire rete? È come una specie di stoffa. Davvero? Sì. Un enucartone. Davvero? Quindi non è faesite, cosa? No, no. Eppure io pensavo che non c'è nemmeno la lastra. La lastra? Il vetro, va. Ho capito, mamma mia. Vabbè, che mi correggi. Non c'è nemmeno la lastra, quindi... E se no, sai quanto pesera. No, ma io pensavo, veramente, pensavo fosse faesite, davvero. No, no, no. Invece no, sulla rete, brava d'Albino. Vedi che Albino può quando vuole, no? Un moncio non mi sa. Ah, non c'è la lastra. Come mai non c'è? Un vetro, va. Non ce l'hanno messo perché prima di tutto è fatto, diciamo, della rete. Poi è pesante. Ah, ti metto se mi dono una lascia due cose, ci vuole due persone mi prendono, o tre. Qui cristiano le case. Pensa che allora, il nenne. Intanto, i menne. Il nenne, il nenne, no, il nenne. I menne non mi capisci. Le tette. Le tette. Le tette. Oh. E c'è bisogno di molti scandaletti, hanno vedere regolare, te lo so tutto ora su. Che cosa? Le tette. Le tette. Fanno proprio pietà. Va bene, allora, Albino. Dimmi, volevo salutare al nostro Giuseppe. E lo salutiamo dopo quando facci i santi. Giusto, giusto, dopo questo. Vabbè. Sua eccellenza, buongiorno. Dove siete? Non lo so dove siete, se siete alla curia, alla cosa. Alla curia. Impegnato, vi mando un bacio, siete troppo dopo. E io ho avuto l'onore. Dato che mi si è rovinato il telefonino, che mi è caduto nel vaso. Come ci è caduto un nuovo cesso, no? Come lo dicevo. Più c'è scivolato. E te l'ha accattato nuovo? No, non mai. Pensavo. Scusate. Sua eccellenza, dato che mi si è rovinato il telefonino e ho perso il suo numero, subito me l'ha scritto lui, con la penna lui, guarda, che soddisfazione, guarda. Articoli per l'equitazione. Che c'è? <c'entra? ride> Articoli per l'equitazione e il tempo libero. Ah, te ne nasciendo, vescovo. Non lo sapevo. E c'è Miglie, di fronte mercato coperto. Eccellenza, lo sapevo. Va bene, va bene. Ah, e ci ha fatto Ugo, Giuseppe. Io me l'ho già memorizzato. E cioè, memorizzato. E te. Ma per favore. Adesso è una soddisfazione. È una soddisfazione, sì. Allora, dopo aver salutato il nostro padre, il nostro caro padre, caro Giuseppe. Padre Giuseppe, andiamo alle sante, ai santi della giornata, che sarebbe 4 marzo 1954. Ma che cazzo ha voluto dire? No, la canzone di Lucio Dalla, 4 marzo 1943. Se mi sbaglio è 43. 4 marzo 43, sì. Cioè, un membro legale. No, facciamo una figura, e dopo. Facciamo una figura e Barbara Rosso, cosa sappiamo dove da. Quando Domenico ci fa così, l'aiuto buono. Vado. Allora, i santi di stamattina sono Santo Casimiro. Come? Casimiro. Ma come facciamo il chiamare quei giorni? Casimiro. Ma. Boa, Santo Basimo, Basino. Sì, Casimiro è nato. Basino, vieni qua. No, Basino. Basino. Sa che vuol dire? È bellissimo. Sai che vuol dire Basino, no? Basino. Quando un ragazzo è Basino. Che basso. Poi Beato Umberto, ecco, questo è bellissimo. Beato Umberto di Savoia. Umberto, vieni, se non mi sbaglio, ho chiamato cugino Umberto. No, come mi giuri la regia. Italia. Umberto. Allora. Alberto, vieni qua. Alberto. Io ti dico una cosa, i nomi non li straguiso. No. Lui straguiso. Non li straguisa, voi ci dovremmo straguisare. Che vuol dire straguiso? Di gira di guaglione, no? Dice, i nomi troppo brutti, no? Domenico, l'amico mio, si chiama Domenico, no? Certo, oh mio caro, vieni qua. E che vuol dire? È un è brutto. Ma bene, ma è un... Ma tu ti chiami Tonino.
O Don Nene, vieni qua. Ho visto che sta descendendo i noccioline. No, no, quando... Hai sputato un tanuggio? No, no, perché la salive non ce l'ho, non ce l'ho. Sicuro, mattina, vabbè. L'ho asciugata. L'ho asciugata, asciugata. Arbeno, Arbenare, vieni qua. Ti aiuto, buono che ti chiamano Arbeno. Arbenarie, tu. Arbenarie, tu hai di me. Ecco. Toton, o Totonne, vieni qua, o Totonne. Maritella. Maria. Domenico. Maritella. Tonino. Dome, coso, Giovanni. Così bisogna chiamare. Chi è? Il nome è Savesano. Mo a Santo Tidoro, se a così chiamavano, Rieto, a Santo... Lo chiamavano Domenico, Giovanni, ma immaginate a Santo Tidoro, a 1950. È bello, è bello. Vediamo. Andiamo. Io prima, dato che stai dando i numeri da parecchio, bello. È passato parecchio. Mandiamo la saranno pubblicità. Secondo me un 17-18 minuti che siamo... 20. Bella, a due c'ho ormai. Metti a così, Tony. Ci vuoi me dicete quattro parole? Io lo comando qua. Che devo fare? Volevo dire, ecco, leggi. Ah, sì, sì. E poi possiamo. Sono le sponsoro, rassegna stampa, le nuove, Le nuove. E le salutiamo. Tutto a tutte qua, io le saluto. E sono queste. Macelleria, il gusto tradizionale, via degli Italia, dell'Italia, di Pasquale Torcasio, d'Italia. Un sacco dell'Uditale. L'Uditale credo che... però c'è tante cose, non solo credo che c'è. No, la bocina è no. Credo che no. Uditale, no, che no, no, che... no, no, no. Ma se qui hanno niente, che coso? Ha detto di tale. A tutti gli scherzi, scherzo, ma ti scherzo, non ci scherzo. Ma di tale. Sì, però non fare riferimenti. Non riferimenti. Dire una parola scostumata. Come hai detto? Sì, monte che può per fissa tua, mi ambro. Cazzo. Di tale. Ti prego. Italia. Via degli Italy. Via degli Italy di Pasquale Torcasio, che lo salutiamo. Io ogni cosa vi saluto. Bar centrale di Francesco Matarazzo, Piazza Mazzini, Lamezia Terme. E salutiamo al nostro Francesco Matarazzo e tutto lo staff. Vincenzo il papà. Vincenzo, no? Il papà che tolgo. Ecco, l'arte del tempo, antica, orologeria dei fratelli Muraca, via Marconi. E li salutiamo. Bravo. Ecco, chi sei? È un po' che c'è di Little Bar. Come? Little Bar. Little. Little. O sai che vuol dire little in inglese? Bar, no, bar è qua. Little. Little Tony, che vuol dire? Little Tony. Little Tony, che... Little Tony, un cantante. È un cantante. Che vuol dire little, piccolo? Ah, che piccolo, sì. Little. Piccolo Tony, quando... chi sta? È piccolo bar. Bar, piccolo. Il chioschetto. Ma mi sta bene andare, va bene, in chioschetto. Il... Chioschetto di Antonio Torcasio, via Adige. Adige. Via Adige. 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 Non è Adige. E come c'è scritto? Adige. Via Adige. Dietro lo scolastico. E salutiamo il nostro amico Antonio. Poi siamo al numero 5. Ombrellone, Telone, Cosentino, via Formite. 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 13 Formite, io non ci Formite. Numero 13, Lamezia Terme, vicino via dei Migli, che sarebbe da parte sotto della clinica Micalena, questo se non tutti sa. Ah? Allora sito. Ad Agostino, e lo salutiamo. Certo. Saluta Chene. Ad Agostino mi ha detto. No, saluta. E ci mando un bacio. Sì, ma non è che potremmo conoscere tutti. Giovanni suggerisce. Miraglia, immobiliare. Com'è? Miraglia, immobiliare, assicurazione di Massimiliano, Miraglia, via Enrico, Fermi, la mezza terra, meglio salutiamo. Ti visto come vai imbucato in ciavu? Mi raccomando. Ci vogliamo bene. Va bene. Veramente. Albert. Allora, io devo dai i numeri qua. Dopo andiamo in pubblicità, che se no facciamo tardi. Vabbè, vi do il numero dei Supernalotto che sono usciti ieri sera. Prendete penna e carta, che ve lo dico su. 5, 11, 19, 26, 36, 64, numero Jolly 1. Un numero pari. Sì, però guarda cosa. Sì, uno. Tony, quanto hanno vinciuto qua? Non c'è stato 6. Allora, un solo 5 più 1...
che si becca 553.596,42. Auguri che l'ha fatto, auguri. Fate bene di questi soldi, vi raccomando. Beh. Aiutate qualcuno che ci ha bisogno. Non dico che ci avete dare tutti i soldi, almeno 50-60 euro. Non sia una spesa. Sia una spesa. Ah, tu, tutta questa giorno per 50 euro. E mangiano più noi, mangiano. Chi si contenta gode, ricordate. Però è generoso, Dovete notare che è generoso. Ma c'è la signora Giovanna che sta dicendo Harry Merriunda stamattina da sta cantina. Va bene, allora. Va bene. È arrivato. Ci fermiamo per la pubblicità. Minuti. Mandiamo i nostri storici, nostri sponsor, quelli storici. Che reggono dalle fondamenta, vero? Le fondamenta, dalle fondamenta. Sai che sono i fondamenti? No, ma che cazzo, hai di testa maniera, capisci i fondamenti? I fondamenti sono quelli da casa, quando a noi. Vabbè, ci vediamo fra poco, 2-3 minuti circa, non vi spostate da 7 televisioni. 628, vi raccomando. Ecco. A due passi da Corso Nomistrano, nella scalinata della storica piazza Mercato Vecchio, è situato Fab Food and Beer. Localino dalla tipica cucina calabrese, con i piatti di una volta, rivisitati dal nostro chef, a cui abbiamo abbinato i vini delle cantine del nostro territorio. Inoltre vi delizieremo con i nostri panini, la friggitoria e le birre artigianali, sapientemente scelte per voi. Fab Food and Beer ci trovi in piazza Mercato Vecchio, 7, alla Mezze Terme. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Staglianò, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Che cosa volevi dire? È un partire no, brutto. Ho detto, dato che ha fatto. Il fatto che aspetta come peggio che non mi riscuoto dell'ombrellone di Toni Cosentino. No, tu aiuto. Telone. Aiuto Toni. Come cazzo mi ha? Non ti posso più. Pur vedi, Gimè. Telone, non ci ti posso più. Quindi vai. Tone si può imbrugliare uno. E che cazzo, è già muore. Telone, no Tone. Telone, diciamo, se non mi sbaglio, prima era dalla parte sotto della clinica Michelini, chiedo scuse, adesso si è spostato di sopra. Questo, basta, non ho detto nessuna cosa. Ah, ha voluto rettificare. Poi c'è da via, Formiti, 13, la mente dei Terme, vicino, via delle mie. Via delle mille, cioè perché allora, la stragusata prima e la stragusata mo. Affanno mi sta piano, ma caffè non ci dei ciò. Quando ci manca la signora Giovanna, e un caffè un c'è. No, chi va a fare, lascia ci stare. Ma c'è una cucina? No. No, lascia stare, che c'è ciò. Intanto però mi digeriamo, mi digeriamo. Sì, ma non è che tu devi considerare. No, ci mancherebbe altro, già fa già. Aspetta che vado a fare. Io stamattina avevo con c'è quella capo. Adesso rientra Giovanni, parliamo un po' di questa. Ma purtroppo è la notizia, ogni giorno fa notizia, c'è poco da fare. Sì, chiaramente parliamo anche dei nostri problemi, della media, cosa. Problemi che la gente vuole sapere, ci mancherebbe altro, però
Vedete, se non mi sbaglio, anche sulla Gazzetta stamattina, ma soprattutto sulla Gazzetta, mi pare che ci sia riferimento ai negozi dei cinesi. Basta, è chiuso. Che praticamente hanno lasciato di stare cinesi, mi pare. Serrando abbassate per i negozi cinesi. Va bene, che praticamente ne parliamo con Giovanni. Dai, allora Giovanni. Lo presento subito. Lo presento. Sì. Stringi, subito siamo. Allora, vi presento i miei editori, Giovanni De Grazzi. Ecco a voi. Casi veramente. Buongiorno, buongiorno Tonino. Le famose goccioline. Buongiorno Tonino. Allora, buongiorno Tonino. Stamattina è aperto argomenti molto importanti. Che ha detto giusto prima, neanche un momento fa, la situazione è molto seria. Però il governo, secondo me, non sa la regola. Sì, Giova, ma qualcuno potrebbe dire, Tony, ma davanti a un fatto nuovo, no, non sappiamo quali sono gli antidoti, eccetera, eccetera. Magari, però, quello che sta succedendo in Italia è incredibile. Io non lo so che stanno combinando in Francia, in Germania. Probabilmente, se non mi sbaglio, Giovanni ha toccato questo tema ieri, nel senso che se noi facciamo più controlli è più facile trovare gente contagiata. In Francia non li stanno facendo, nel resto d'Europa magari ne hanno fatto di meno, certo che ce l'hanno di meno, però al di là di tutto, stamattina sono uscite le nuove norme varate dal governo, da Conti, per quanto riguarda la sicurezza delle persone, e devo dire che ci sono delle cose che mi fanno un po' pensare. Tony, un metro e mezzo di distanza uno con l'altro, ma dico io, se uno viaggia in treno, sulla Freccia, su un Intercity, qualsiasi treno, viaggia in aereo, viaggia in autovettura, dove gli spazi sono limitati, io dico, no, se uno prenota in treno, deve dire a quello che fa il biglietto, prenoti ma un metro e mezzo dal passeggero a fianco, cioè come si fa? Cioè, non lo so, io non trovo un sistema. No, sono cose che non vanno. Cioè, oppure la stretta della mano, si saluta con il piede, cioè sono veramente cose che sono fuori dal mondo. Ma il fatto di un metro e mezzo è veramente serio, perché chiunque viaggia in treno... Giovacca, vogliono sterilizzare tutto. Lo sport, praticamente, guardate, o chiudete... Bloccate i campionati dalla Serie A fino al giovanile, eccetera, o fate tutte le partite a porte chiuse, senza sentire polemiche, cose, tutti con ognuno, o tutte a porte chiuse, o bloccate il campionato, se ne parla un altro anno, ma chi se ne fosse del calcio e del pallone o del campionato. Davanti alla salute, ma di chi stiamo parlando? Tony, davanti alla salute è vero quello che dici tu, e giustamente ci sta tutto, però il vero virus, lo ripeto, al di là del virus corona, che è un fatto estremamente serio di quello che sta succedendo, bisogna prendere le misure adeguate, nel senso che il vero virus è l'economia, Tony. Lo ripeto come ieri, l'economia è bloccata tutto altro. Giova, ma si stanno ammazzando tra di loro, tu apri il giornale, personaggi di indubbia, voglio dire, moralità, stanno prendendo a capo nel mondo del calcio. Un presidente, io che sembravo un ragazzo dell'Inter, quello dell'Inter. Che lo Zang, là come cazzo si chiama Elo, là, cioè che se ne esce fuori dando del pagliaccio al presidente della Lega. Sì, va bene, sicuramente prenderanno provvedimenti, ma non bastano. Cioè, li stiamo acciappando a tutti i costi, non è possibile che ogni giorno hanno SOS. Guardate qua, c'è un professore contagiato, un disabbennente, è chiaro, la facoltà viene chiusa, ma tutti gli studenti che hanno assistito alla lezione li devono rintracciare. Mi capite? Cioè, è una catena che non finisce mai. Infatti, quindi... le aule sono virtuali adesso. Oltre 40.000 studenti studiano e danno esami virtualmente. All'INPS di Cosenza, ingressi a gruppi e lunghe file fuori, ma è normale. Bisogna fare anche questo. Però io alla media, per esempio, queste misure non le vedo. Vai alla posta e c'è la solita ressa. Che vi posso dire,
gli altri all'ospedale mi piace un numerino e c'è la solita ressa. Cioè, voglio dire, evitare abbracci stretti di mano. Ma se è solo questa l'emergenza, siamo a posto. Qual è il problema? Ma a partire poi ci scherzo sul fatto, e questa è una cosa non scherzare, per fatto sul fatto della pizza, che ieri c'è stato questo sketch, questo video che diceva Corona pizza. Cioè, sì, sì, vabbè, parlando, ma che ci sono una massa di sciancati, i francesi, cioè, i francesi, questo non è il primo incidente di percorso, per la verità, che combinano nei nostri confronti. La verità, poi hanno, ovviamente lo hanno fatto, sì, sì, lo hanno fatto, sì, però non basta. Intanto diventa virale la cosa, per chi capisce che vuol dire virale. Intanto diventiamo gli zimbelli del mondo sui social, e stiamo parlando di qualche miliardo di persone. Non è che stiamo parlando da rughe e brasco. Ma qua parliamo di tutto, parliamo di tribunali. Ieri due giudici di Milano sono risultati positivi, allora pensate quante cause sono state fatte. Insomma, è tutta una catena, è tutta una catena, è tutta una catena. Certo che l'Italia. Ah, Madonna, ma una manda buona, eh. L'Italia è in ginocchio veramente, non, l'economia è bloccata e si sente. E si sente. In tutta Italia, non solo nelle zone rosse, in tutta Italia. Io ve lo ripeto, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, pensate quanta frutta noi esportiamo al nord, che è tutto fermo. Pensate che noi abbiamo delle aziende lamentine che esportano al nord e sono ferme. Pensate agli autonoleggi che noleggiano 5 macchine al giorno, 4 macchine al giorno, a fronte di 80-90 al giorno per ogni autonoleggio. Ma questo lo devi dire a Giuseppe Conte. Gli aerei vuoti. Cosa succede? Che quello non paga quello, quello non paga quello, sta diventando veramente una catena di Sant'Antonio. Giova, se hai il numero di telefono, chiama Giuseppe Conte. No, ma che c'è da Giuseppe e a Conte? Tutti che le marrapiedi che lo attorniano. No, non lo cioè so. Non è una questione di zona rossa. È una questione che dovete intervenire sull'economia, diciamo, in maniera massiccia, ma dalla Valle d'Aosta in Sicilia. Gli stagionali, sono bloccati gli stagionali, sono famiglie, gli stagionali dell'aeroporto, gli stagionali che lavoravano nei terreni, gli stagionali che lavoravano in tutti i settori, Tony. Sì, chi devono aiutare? Però gli stagionali, cioè, che dalla Lombardia o dal Trentino vanno in Svizzera, i famosi frontalieri, no, a chi li interveniamo? Ca invece no. Qua da qua, Tony, da qua secondo me, mi auguro di sbagliare, me lo auguro veramente, perché sennò qua siamo tutti caposotto, da qua a 15 giorni non riusciremo le famiglie a fare la spesa, Tony. Perché chi non lavora, come fa, Tony? Non fa l'amore. Cominciamoci a tagliare la luce, cominciano i tanti problemi, perciò in questo momento dovremmo essere un po' più vicini tutti quanti, Tony. Ma se un il po' governo di instilla nella testa dell'Enel, nella testa di Equitalia, nella testa dell'Agenzia delle Entrate, che il problema riguarda solo la zona rossa, ma è chiaro che questi enti se ne strafotteranno di noi. Cioè, un in UACA con paga il mutuo per chi ha perduto un lavoro e dire dove va avvocato. E l'avvocato non può pagare. Esatto, chi è che lo tutela? Ecco perché dico io, caro governo, diamo uno dovete stop, intervenire almeno, a tutti. A tutti. A tutti. Date un periodo di tempo, fino a giugno. Perché così veramente stiamo fino a giugno, fino a luglio, fate voi, ecco, cari amici cosa. Miei, vedete qua, a noi dà fastidio ogni mattina. Ci vuole anche un po' di solidarietà, Tony, che non sì, c'è. Toccare Tony, questo un tema. C'è, un c'è. Ma come facciamo? A proposito di solidarietà, volevo fare una correzione che ho detto ieri della famiglia Saladini, che avevano offerto il posto per quella bambina che è morta. Volevo ricordare, mi hanno chiamato, che non sono marito e moglie, ben sono padre e figlia che ci hanno chiamato. Ah, benissimo, sì, perché ci tenevano ed è giusto che hai fatto bene a fare questa precisione. Per esempio a Sant'Eufemia, vedete qua, io leggevo stamattina che a Sant'Eufemia praticamente hanno chiuso tutti i negozi cinesi, quindi in tutti i posti stanno chiudendo. Per ora i negozi cinesi chiudono i battenti a Montalcucco, si riferisce questa, però abbiamo le serrande abbassate anche noi. Voi sapete che a Sant'Eufemia c'è una comunità piuttosto nutrita, parliamo di 4.000 cinesi, no? E praticamente hanno chiuso tutti alla Mezia. Sono a Nicastro, sono sulla stessa falsariga. Sappiasi, idem. Non sappiamo se qualcuno resiste, vuole stare aperto ancora, eccetera. Non è nemmeno giusto criminalizzare i cinesi, perché un sacco di cinesi qua portano economia. Non c'hanno mai aiuto.
in Cina non c'è aiuto. Quindi è bello leggere che si stanno adoperando i cinesi per aiutare l'Italia. L'ho letto da qualche parte, cioè la Cina si sta muovendo per dare aiuto all'Italia. Ma chi parliamo? Cioè noi stiamo criminalizzando i cinesi. È vero, in là parte il coronavirus, c'è poco da fare. Un cazzo di paese piuttosto nebuloso, Non è mai stato chiaro come paese, non sappiamo mai quello che succede là. Ci mancherebbe altro. Speriamo però, che tutto ritorni nella normalità veramente, perché sennò qua non. Però è bello leggere questo, quindi è un popolo, quello cinese, che è un popolo positivo, cioè è un popolo che qua in Italia dà del lavoro anche agli italiani, parliamoci chiaro, anche se per la verità vengono accusati di, diciamo, di una sorta di slealtà sul piano della concorrenza. Ma questo è un altro argomento, qua parliamo di vita umana, voglio dire che no, perché qua lo dice. Qua lo dice, sì, Giovanni, che parliamo? No, perché so. Qua no, voglio dire, la convivenza con i cinesi è stata sempre pacifica sul piano umano e dal punto di vista sociale, ma per quanto riguarda l'economia è stata accettata passivamente. Ma questo lo sappiamo da una vita che è così. Da... Ho capito, ma io lo sto dicendo perché avevo letto, ma certo. Non c'era bisogno di leggere l'articolo. Noi l'abbiamo sempre detto, di Maria Scaramuccino, che salutiamo. Certosamente. Sapevamo questa storia, che passivamente, perché vengono, ci sono, stamattina ho saputo che un locale di grandi dimensioni, che era stato fittato, è stato disdetto. Esatto, nel centro della città, se non erro. E stiamo parlando che chi stucca a occhio e croce perde 90.000 euro all'anno. Il proprietario dei locali, 90.000 euro all'anno, non sono uno scherzo. Però, come hanno murapero che si inaugurano un nuovo locale? Stiamo parlando di imprenditoria cinese. Questa cosa cammina lui. Qua alla mezza le scuole, stamattina guardavamo qua, ma anche le scuole. Le scuole sono scese quasi il 70% di presenza dei bambini, non si scherza. Però è bello vedere che a Santa Eufemia alla mezza, dove c'è un numero abbastanza elevato di bambini, è bello vedere che le famiglie di Santa Eufemia, quelle italiane, hanno accettato la presenza di questi bambini senza muhanu mosti e senza mugridano, voglio dire, no? Perché i bambini poi sentono l'emozione degli altri, no? Nel senso che un bambino che sia cinese, italiano, di colore, qualsiasi cosa sia, il bambino non gli deve pesare questa cosa, perché poi rimane anche un po', secondo me, toccato. Perciò i bambini sono bambini, fanno bene a Santo Remo. No, voglio dire il comportamento, ecco come si sono abituati ormai, si sono integrati perfettamente a Santa Eufemia, vanno d'accordo e i bambini sono trattati alla stessa stregua dei loro figli, cose eccetera, chissà, sono punti, no, che guadagna. Comunque cambiamo argomento, è successo tra sabato e domenica questa notizia qua che noi già sapevamo, è uscito stamattina sul giornale, noi già lo sapevamo. Però noi abbiamo anche l'immagine che ci ha mandato proprio la proprietaria di questa abitazione, Tony. Parliamo dell'acqua bluastra dei rubinetti che è uscita in località San Minà, nella zona nord della città. Il sindaco ordina il divieto di utilizzo ai cittadini residenti nella frazione. L'episodio si è verificato, appunto, come dicevo, il 29 febbraio scorso, dopo gli interventi ieri si è ripetuto. C'è il divieto assoluto, guardando questa immagine, di fare uso dell'acqua del rubinetto, perché è in fase di analisi. Perciò sì, finché... ma sono ulteriori analisi che si stanno facendo, però noi lametini stiamo aspettando ancora, voglio dire, gli esami relativi alla zona di San Sidoro e alla zona di Bivio Bagni. Sto parlando di quelle zone dove poi si è scoperto, no?
si è scoperto proprio una, a livelli di edinzia con Sammica. C'è stata un'ordinanza che impone ai proprietari, eccetera, di intervenire. Cioè molta gente, io lo vedo anche sui social, si sta, sta domandando se si stanno facendo l'analisi, se sono intervenuti, ma qual è il, alla fine il giudizio, qual è? Cioè, mo sappiamo, agi di tutto alla muccione, non l'ho capito, stiamo parlando della salute, della salute. Allora, poi c'è, sempre leggendo dai giornali, c'è un fatto di integrazione per quanto riguarda l'iscrizione nelle scuole dei bambini extracomunitari. Parliamo in questo caso dell'Istituto Manzoni della Lamezia Terme, dove risultano, questo mi fa molto piacere, sono iscritti 80 bambini di nazionalità marocchina, e questo ci fa piacere, vuol dire che la mezza, vedete, poi c'è integrazione, c'è socializzazione, c'è vicinanza con gli altri bambini di altre etnie. Poi ci andiamo giù, figli. Ecco quando parlano, che tutti quanti hanno la polemica. Noi non facciamo più figli, gli italiani. E quindi è chiaro, grazie ai figli di questi extracomunitari, no? I cose vanno in una certa maniera, che nessuno ha figli, chi dice per responsabilità che chi ci sogno, non c'è lavoro, chi così, chi colà, comunque, meno male, quindi ci dobbiamo aspettare noi da qua a qualche anno, ci dobbiamo aspettare classi che sono fatte tutti da extracomunitari, c'è pochi altri. Un uomo, un italiano ci vuole... Tonino, vai con le altre notizie che ci sono. Sì, c'è il processo qua. Parliamo di cronaca nera, eh? Il PM invoca la condanna per due giovani arrestati nel 2016, ordigni in auto, chiesti 8 anni, fermati allo svincolo dell'autostrada nel 2016. La sentenza ci sarà il 12 maggio prossimo. Un'altra notizia di cronaca che c'è in prima pagina questa mattina, si parla sempre dell'ex giudice, ormai ex giudice Petrini, che è presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, dove continua ad essere interrogato dai magistrati di Salerno, dove ci sono molte cose in omissis, molte dichiarazioni che lui ha fatto, praticamente sta dicendo tutto che succedeva all'interno del tribunale, non solo i collegamenti tra massoneria, 'ndrangheta, tutte queste cose. Insomma, è un fiume in pieno questo magistrato, che è stato scoperto che incassava le mazzette, Tonino, per agevolare i processi. Certo che è una pagina bruttissima della giustizia, della magistratura. Non è il primo né sarà l'ultimo. Certo, praticamente vedremo cosa succede. Quasi ci aspettiamo grossi risvolti sulle indagini, Tonino. Eh beh, certo, ci sono stomissis, come hai detto tu. Aspetta un attimo. Stava fotografando Mario, che si era addormentato sulla sedia. Sì. Va bene, Tonino. Come siamo messi? Siamo già quasi alla fine, Tonino. Sì, non quasi alla fine, no, quasi alla fine. No, stiamo seguendo la segna stampa. La segna stampa. Ma che sta di grazie. Va bene. Allora per accontentare Domenico, quella che mi dici, però t'ha scordato. Esatto, perché Domenico, dobbiamo dirlo, Domenico ogni mattina ci porta una sua notizia che lui ritiene, e sono anche notizie poi importanti. Stamattina è arrivato, ma sapete che è stato dato dopo 12 anni l'appalto del ponte del Savuto? Allora, siccome c'è la notizia di Nocera Torinese, Tonino, la vogliamo dare questa notizia? Ricostruzione, dopo 12 anni parte nel lavoro. Opera da completare in 630 giorni, che sarebbero circa 2 anni. Cioè, ci vuole più per fare questo ponte di Ponticino, penso che ponte Morandi, Tonino. Speriamo. Se lo fanno, sempre. Speriamo. Anche perché risolve un sacco di problemi, no, per certo, la verità. Perché vivo a Nocera da anni. Però Tonino, come stanno andando veloci con i ponti di Morandi? È giusto che sia così, no? Perché è tutto scollegato, parliamo di Liguria, del ponte Morandi, sappiamo tutto quello che è successo. La stessa velocizzazione dovrebbe essere anche per gli altri ponti minori che ci sono crollati in tutta Italia, Tonino. Cioè, perciò non è che c'è solo ponte Morandi, ci sono arterie bloccate da lavori
che ci sono, ma non sono mai finite. Ma noi abbiamo un esempio sulla comunità montana a Soveria, c'è quella strada che non è mai finita, Tony. È tutto un cavalcavia. Quella doveva essere una strada importantissima ed è chiusa chissà da quanti anni. Ce ne sono opere che sono lasciate, sì, appese, e cioè, quindi in Italia agimo. Non sai cosa notavo? Tu ce l'hai presente la Casa della Cultura qua che è sempre chiusa, abbiamo fatto un servizio. Ora per un altro libro, ora per no, hanno tagliato l'erba. Hanno tagliato l'erba, Tony. Intanto accontentiamo di Cristo, hanno tagliato l'erba all'interno. Hanno tagliato l'erba. Là non si sa niente ancora, tutto taccio. Sapete che facevo? Ci davamo la paglia dal bene. E ne andiamo. Ci vediamo domani, se Dio vuole, come dice Albino. Coronavirus permettendo. Ci vediamo domani. Ciao a tutti. Vai Albino. Dio, ma come siamo gonzati. Siamo gonzati proprio a colore, va. Facciamo una canzonetta curiosa. Na 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 na. Ui, ui. Na 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 na. Io dico cuzza, la donna 15 anni e mezza pazza, e dopo 15 anni è pazza tutta. Io dico cuzza, come ti pienso, non mi venire che t'amava tanto, che t'hai amata per passare un tempo, come ti pienso. Na 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 na. Spiccio di aggio, non mi venire a piezzo con ti vuaggio, cadene la regge come un ventaglio. Spiccio di aggio, giorni velluto, avevo un uccellino e mi è volato, avevo un grande amore e l'ho perduto, giorni velluto. Na 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 na. Na 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 na. Acqua corrente, la pace voglio fare col mio amante, che quando mi ha lasciato era innocente. Acqua corrente, acqua di ruggia, ho visto cuore mio come s'arraggia, s'arraggia poco a poco si distruggia. Acqua di ruggia, na 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 na. Na 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 na. Fior di limone, con la farina si ci fa il pane, e con le femmine si ci fa l'amore. Fior di limone. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Grazie, 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 grazie. Grazie al mio amico Felice della edicola all'angolo dell'ospedale della Mezzia Terme. L'ho salutato, lo saluto di nuovo. Gli voglio bene a lui e alla sua moglie, a tutta la famiglia. Dai. E così vede potere. Salutiamo la piccola Sveva, il piccolo Gioele, il piccolo Gioele, lo salutiamo. Poi voglio salutare il piccolo Giovanni, figlio del nostro grande amico regista, Giovanni De Grazia, di Mario De Grazia, no Giovanni De Grazia, abbiamo sbagliato, sempre casi. Poi salutiamo la signora Giovanna, che siamo sempre qui ai Cantini Pugliese. Venite che c'è un vino speciale. E anche olio, ecco, questo lo dobbiamo dire tutti i giorni. Anche l'olio bello,
extravergine di olive, veramente bellissimo. Lo potete pure bevere, tanto che è buono, va bene? Io vi saluto e ci vediamo domani mattina, sempre che Dio vuole, allo solito orario, sempre qui dalla signora Giovanna Cantieri Pugliese. Ciao a tutti, a domani.